Io vorrei fare qualche considerazione sparsa, diciamo, condividendo l'impostazione di questo seminario che d'altro canto coglie un dato che oramai è abbastanza, come dire, assodato nella letteratura, e cioè che l'ondata liberista che ha dalla fine degli anni Ottanta, diciamo la verità, con qualche notevole anticipazione anche precedente, perché Reagan, Thatcher vengono ancora prima, diciamo, che ha dominato le politiche e la cultura, in particolare nel mondo occidentale, è giunta ad una condotto ad una crisi drammatica. Intendiamoci, la globalizzazione, diciamo, guidata dal capitalismo finanziario, ha prodotto anche una crescita di 4 volte della ricchezza del mondo, quindi un fenomeno che deve essere considerato in tutti i suoi aspetti, diciamo, una crescita che non ha precedenti nella storia dell'umanità, e ha portato alcuni miliardi di esseri umani fuori da una condizione di povertà. Quindi, insomma, noi ora lo guardiamo dal punto di vista degli effetti nelle società occidentali, ma insomma, siccome eravamo una forza internazionalista, un attimino, diciamo, anche di sguardo al mondo ogni tanto così, perché sennò non ci rendiamo conto del modo in cui, ecco. Quindi questo straordinario processo di cambiamento, di trasformazione, tuttavia, diciamo, si è dimostrato che ci sono due grandi questioni che il mercato non ha risolto, non può risolvere. Uno è lo scontro tra lo sviluppo delle forze produttive e le esigenze di difesa e di risanamento dell'ambiente naturale, e l'altro è il tema della diseguaglianza economica. E queste sono poi le ragioni, in particolare la diseguaglianza è una delle ragioni di fondo della crisi del 2007-2008, che sicuramente si è manifestata come crisi finanziaria, ma in realtà poi alla radice della crisi finanziaria c'è stato un grande tema sociale, perché è vero che sui mutui della casa, diciamo, la finanza creativa americana aveva costruito un castello di derivati impressionante, però il crollo di quel castello di derivati ha avuto effetti devastanti. Però è anche vero che il castello è crollato il giorno in cui l'operaio americano non è stato più capace di pagare la rata del mutuo. Cioè, all'origine di quel crollo c'è un dato sociale, cioè l'impoverimento del ceto medio e in particolare del mondo del lavoro nel mondo occidentale. Poi la finanza, diciamo, ha moltiplicato gli effetti, ma non possiamo dimenticare che questo elemento è stato basilare. Ora, da quel momento in poi si è posto un grande problema, cioè quello di come ricostruire un primato della politica. Io lo dico così perché il tema dello Stato, io sono meno drastico, diciamo, forse sono più affezionato agli anni 90, non sono affezionato, cerco di essere oggettivo. Il vero spostamento è stato uno spostamento culturale, cioè sì, si sono fatte le privatizzazioni, ma in definitiva le grandi aziende italiane sono a controllo pubblico. L'energia, le reti, le tecnologie più avanzate. Il problema è che il dominio dell'economia, di una cultura privatistica, ha fatto sì che anche ciò che era controllo pubblico è stato gestito in modo privatistico. Cioè, il grande spostamento è stato culturale più ancora che strutturale. Il grande tema è come si ricostruisce un primato dell'economia. Tanto è vero che non è un caso che i paesi che hanno reagito meglio alla crisi sono quelli che hanno regimi di tipo autoritario, in cui, diciamo, la ricostruzione del primato della politica sull'economia è stata più agevole, perché hanno sistemi autoritari, insomma, perché c'è un elemento di autorità che è insito in quei sistemi, no? Io,
se vai, parli con i cinesi, ho scimpato a seminari, cose molto interessanti, ti dicono: ma per noi l'elemento del marxismo, sì, la proprietà privata va bene, Marx diceva che bisognava nazionalizzare, no, no, bisogna lasciare la proprietà privata, è un elemento propulsivo, il mercato va benissimo, ma c'è un punto irrinunciabile, è la politica che deve comandare. E voi non siete stati in grado di fare questo. E non ci venite a rompere le scatole, dicono sempre i cinesi, quando voi dite che la globalizzazione ha, diciamo, impoverito l'Occidente, perché non è vero. Perché se si va a vedere in quell'1% dell'umanità che ha accumulato la più grande massa di ricchezza, 9 su 10 sono cittadini occidentali. Quindi nell'Occidente si sono prodotti il massimo di diseguaglianze, ma una parte dell'Occidente è quella che ha nelle sue mani le leve della finanza e dell'innovazione, fino a poco fa. Adesso i cinesi su questo, e questo è il grande cambiamento, il problema non sono i dazi. Gli americani, finché la Cina era la fabbrica del mondo, andava benissimo. Purché l'egemonia americana era garantita dalla finanza e dalla tecnologia, ma nel momento in cui i cinesi cominciano a competere su questo piano, allora sono un problema, allora si apre una vera sfida egemonica. Quindi quello che gli dà fastidio è il 5G, ma non che i cinesi, i dazi sono uno strumento, attraverso uno strumento di lotta, non è il tema vero del conflitto che si è aperto. Allora, e loro ti dicono: voi non siete in grado, da noi se uno si arricchisce mentre gli altri sono poveri, lo arrestiamo e redistribuiamo le ricchezze. Hanno dei sistemi rapidi, efficaci. Quasi quasi ci sarebbe da ripensarci, da voi non siete in grado di farlo, l'Occidente non è in grado di farlo, perché non è in grado di ristabilire un'autorità della politica, perché il potere del denaro ha schiacciato il potere della politica, lo hanno scritto anche un bellissimo libro di un intellettuale di destra italiano, leggendario professor Fisichella, di cui io sono un ammiratore, di qualche anno fa, si intitolava poneva il tema della plutocrazia, parola antica, ma il cui significato diceva che la crisi della democrazia nasce dal fatto che il potere è gestito da denaro. Allora, come ristabilire un primato della politica? Questo mi sembra il tema vero. E io credo che, e quindi la politica significa lo Stato, è un discorso che va fatto con attenzione, perché nel nostro paese questo pone sempre un problema di qualità, c'è un problema di qualità dell'azione pubblica. Secondo me la ragione Provenzano quando ha detto prima cosa da fare sarebbe quello, come dire, di assumere una certa quantità di competenze, di qualità, di arricchire di qualità l'azione pubblica, perché l'azione pubblica in Italia a volte è anche scadente, è un ostacolo allo sviluppo dell'economia, non è che tutto ciò che è pubblico, quando noi abbiamo dovuto fare i conti con i problemi, vorrei dire, Agostino, parliamoci chiaro, l'Ilva, benissimo. Ma l'idea folle di fare una fabbrica siderurgica lì, quella fu fatta dallo Stato, non è che furono il capitalismo privato cattivo, perché poi dopo siamo stati alle prese con il dramma di questa fabbrica che metteva la gente di fronte all'alternativa tra continuare a lavorare e non poter mandare i figli a scuola, avere i tumori, eccetera. Ma quella follia non fu fatta dal capitalismo privato, cioè io non vorrei che noi cadessimo adesso nell'eccesso opposto, cioè non vedere che nel momento in cui c'è bisogno di rilanciare un primato dell'azione pubblica bisogna anche puntare sulla qualità di questo. Quindi
che non è che può, non può voler dire un, diciamo, di, la difesa o il rafforzamento di meccanismi di controllo burocratico, eccetera, che sono l'espressione di un modo di essere dello Stato che lo ha reso impopolare. Perché poi, parliamoci chiaro, il primato si fonda anche sul consenso. Ecco. Quindi, qualità dello Stato, che significa continuare a mettere l'accento sull'innovazione delle procedure, la professionalità della struttura pubblica, eccetera, e poi c'è un grandissimo problema di strategia, non che non mancano gli strumenti. Noi abbiamo alcune delle più grandi, le grandi imprese italiane che restano, sono grandi imprese pubbliche o a partecipazione pubblica, sono alcune delle maggiori imprese del mondo. Non ho, io ho rapporti adesso per varie, perché ora sono più distaccato dalla politica e mi occupo, diciamo, anche sul piano culturale, eccetera, anche di queste questioni. Alcuni di questi manager sono bravissimi, sono, non hanno referenti, non hanno mandato, non hanno interlocutori nella politica, sono manager pubblici. Salvo qualcuno che ogni tanto va a chiedergli un favore. Si occupano di questioni gigantesche. Gli investimenti che fanno Eni e Enel in Italia quest'anno sono 26, sommati, 26 miliardi di euro. Non sanno con chi parlarne. Eni è un pezzo della politica estera italiana, molto più rilevante di quella ufficiale. L'amministratore delegato di Eni ha come interlocutori Putin, Al-Sisi. Sono abbandonati a se stessi, dice che non c'è lo Stato, ci starebbe. C'è un problema di strategia, diciamo, cioè di come si la politica torna ad usare gli strumenti di cui dispone avendo una strategia, una visione del futuro del paese, anche mobilitando le energie. Cioè, io sono d'accordo, sì, bisogna far rifare la scuola dei manager, è fondamentale, bisognerebbe fare anche la scuola dei politici, bisognerebbe fare la scuola, perché, diciamo, c'è un decadimento della classe dirigente dappertutto, diciamo. Bisogna rifare le scuole della politica, dei manager. Ma detto questo, poi ci sono anche dei manager, ci sono. Nella peggiore delle ipotesi diventano dei cacicchi, perché diventano dei padroni senza averci messo i soldi, diciamo, perché oppure diventano delle persone che sono alla ricerca di un mandato, sono alla ricerca di una politica che dia loro un quadro di stabilità, di indirizzi, una visione del paese a cui collegare la loro azione. Ma guardate che anche senza porsi il problema, dice vogliamo nazionale, no, usiamo Eni, Enel, Terna, Finmeccanica con una visione del paese, ma cambia tutto, cambia tutto. Usiamo gli strumenti di cui disponiamo, ripensiamo al ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, che a questo punto è uno strano oggetto. Le partecipazioni pubbliche in Italia sono frammentate nel modo più bizzarro. E perché? Che senso ha? Perché non si possono concentrare in una grande agenzia di politica industriale? Cioè, perché non si può cercare di, come dire, di mettere insieme una visione del futuro del paese che abbia una base ragionevole di consenso politico, per cui la mission non può cambiare ad ogni variazione del quadro politico, diciamo. Questi, io penso che qui questo, l'attuale governo potrebbe da questo punto di vista fare delle cose importanti. Se si mettesse nell'idea di concentrare le partecipazioni pubbliche in una grande agenzia, che può essere Cassa Depositi e Prestiti, dargli una missione di portare lì dentro le professionalità anche per fare politica industriale, se si facesse una leggina, a proposito dei capitali pazienti, una leggina che dice che gli azionisti stabili hanno un peso maggiore nella governance. Vogliamo incoraggiare i capitali pazienti? Benissimo.
gli azionisti stabili, non speculativi, contano di più ai fini della determinazione della governance di un'impresa. Fa una legge, si stabilisce. Questo è una forte garanzia per le partecipazioni pubbliche ed è un incentivo ai privati a diventare azionisti pazienti, come si dice. La pazienza si può invocare, ma si può anche incoraggiare per legge. Si può punire l'impazienza disincentivando gli investimenti speculativi o facendoli pagare dal punto di vista fiscale, e si può premiare la pazienza dicendo gli azionisti stabili contano di più ai fini della decisione della governance. Ci sono delle cose che si possono fare, alcune sono grandi, altre sono relativamente piccole, perché io penso che, diciamo, per venire da grandi, altra questione, altro esempio piccolo. Il governo ha fatto una cosa buona, i governi recenti, non so da quale governo venga, ma adesso accade, è stato creato un fondo nazionale per l'innovazione. Non dispone di risorse gigantesche, però 1 miliardo di euro non sono, soprattutto perché potrebbero essere un volano anche per attirare risorse private. Io metterei una grandissima attenzione, dico, c'è Misiani, sono i membri del governo, a questo strumento, perché può diventare o uno sportello, ne abbiamo tanti, no? A cui la gente va, c'ha un progettino, poi dopo oppure potrebbe funzionare in modo anche più proattivo, come funzionava il venture capital americano della Silicon Valley, che andavano in giro per le università e dicevano: hai un'idea? Te la finanzio. Io feci un'indagine qualche anno fa, andai lì 2 mesi insieme a Federico Rampini, prima che diventasse trampiano, diciamo, e eravamo amici. E andava a vedere, e questi fu molto interessante il dialogo con questi qui, perché quelli ti dicevano: noi 9 volte su 10 buttiamo soldi, la volta che ci indoviniamo guadagniamo 100. E cioè, in un modo di incoraggiare l'innovazione, di incoraggiare. Un'agenzia italiana che facesse questo sarebbe utile, così come sarebbe molto importante semplificare e unificare le strutture preposte alla ricerca scientifica del paese. Insomma, c'è un grande tema, quello di come si ricostruisce un primato della politica, e ci sono grandi questioni, perché in parte questo comporta una revisione delle regole europee. È del tutto evidente, le regole europee sono state concepite in un'epoca in cui la centralità del sistema economico occidentale spingeva a mettere l'accento sul fatto che bisognava garantire la concorrenza sul mercato interno. Oggi il mondo è cambiato, quelle regole non hanno più senso. Io non voglio dire che 30 anni fa non avessero senso. Sono abbastanza contrario a queste. C'è un'evoluzione, c'è un mutamento dello scenario. Hanno avuto un senso nel combattere certe posizioni di monopolio in Europa, oggi non ha più senso. Che senso ha che si osservi se il Fincantieri e i cantieri francesi si uniscono, dice, perché hanno una posizione di monopolio in Europa? Ma è un discorso che non vuol dire assolutamente un cacchio nulla nel mondo di oggi, dato che le navi le fanno i coreani, dov'è la competizione in Europa per fare le navi? Quindi il problema è la competizione è mondiale, si tratta di capire se nella competizione mondiale l'Europa scompare oppure ha una... È cambiato lo scenario, bisogna cambiare le regole, e hanno ragione i francesi e i tedeschi che lo dicono, ma questo può avvantaggiare anche noi, però non è che solo per loro. È chiaro, in alcuni campi, forse limitati, noi possiamo anche avere una capacità aggregante ancora. Quindi ci sono questioni che riguardano la politica europea, ci sono questioni che riguardano la politica nazionale, dove secondo me qualche passo in avanti può essere fatto, e ripeto, queste comportano alcune riforme,
e ne ho citata una che può sembrare piccola ma è molto importante, che se si interviene sul diritto societario dando un diritto speciale agli azionisti stabili, questo può aiutare una diversa struttura e meno speculativa del sistema delle imprese in Italia e la capitalizzazione delle imprese. E poi ci sono grandi riforme come quella di Cassa Depositi e Prestiti che secondo me è tempo di fare, altrimenti Cassa Depositi e Prestiti rischia di diventare una specie di mostruosità, cioè una specie di grande GEPI a cui ci si rivolge quando c'è da mettere una toppa da qualche parte. Quindi un centro di potere di volta in volta, diciamo, che con un rapporto non corretto con la politica, e questo non va bene. Mentre invece lì c'è una grandissima potenzialità di risorse, di professionalità, che può diventare una leva importante per la ripresa del Paese. Grazie.